Permesso. Salve. Scusate se vi interrompo mentre state facendo le vostre prove con le vostre bellissime canzoni. Allora, sono venuta a trovare il coro delle Mondine di Porporana, eccole qui, che sono qui appunto, che stanno provando per le loro prossime esibizioni. Allora, dall'età intuisco che voi non siete tutte mondine, vero? Ma qui ci sono due vere mondine. Quali sono? Sono loro, lo sapevo. Allora, Loredana e Anna, vero? Allora, c'è un posto per me, guarda caso, chissà come mai. Allora, Loredana, giusto? E Anna, ok. Allora, loro hanno fatto le mondine subito dopo la guerra, vero? Ecco, dove, per quanto tempo, Loredana? Allora, io sono andata a Vercelli. Vercelli ho fatto tutte là perché il nostro gruppo era sempre lì. E poi facciamo 40 giorni, 50 giorni, secondo la cosa era grande. Per quanti anni sei andata a Vercelli? Sono andata a Vercelli per 12 anni. E hai cominciato? Che ne avevi? 16 anni. E invece Anna, che esperienza? Tu sei stata un po' meno in risaia perché io sei più giovane. Un anno solo, l'ultimo anno che le mondine sono andate in risaia. Sei arrivata per ultima, insomma. Sì, perché poi dopo non ci sono più andate, perché con i diserbanti e i trattori, quelle cose lì, delle mondine non avevano più bisogno, non hanno più preso le mondine. Che esperienza è stata, anche solo per un anno? Io nell'acqua non ci sono mai andata perché ero la cuciniera, facevo da mangiare, quindi come la Dana, mi alzavo mezz'ora prima di lei, alle 4 di mattina, andavo alla stalla a prendere il latte, lo facevo bollire, poi loro facevano colazione e andavano via. Io mettevo su il paiolo, che era grande così, che non riuscivo a prenderlo su quando ero vuoto, figurati quando era a metà di minestre. Poi alle 9, quando arrivava il fornaio con il pane, portavo loro in campagna il pane e l'acqua da bere. Poi venivo a casa e continuavo a fare da mangiare. Solo che quando arrivavo a casa trovavo il fuoco spento. Dovevo riaccenderlo di nuovo e far bollire. Ecco, parliamo di bis, cioè di bis, perché la vita era condita anche di queste cose. Sì. Tu ti alzavi allora alle 4:30 del mattino. Poi prendeva il latte che la signorina andava, e poi dopo si andava a lavorare. Allora, quando andavano giù nell'acqua, alla mattina alle 5:30, la prima con la mano. Si prendeva su una bella biscia, tutta bella, che dormiva ancora. Sai che bello? Dopo le 8:30 favano colazione. Veniva Anna e vi portava la colazione. Il pane e poi dopo in piedi così in mezzo all'acqua, perché non si andava su. In piedi si mangiava, quando andava bene era una mezz'oretta. Altrimenti 25 minuti, una mezz'oretta era sempre scarsa. E poi dopo alle 9 si cominciava piano piano mica tanto. Dopo si cantava una qualche canzone, tanto per passare il tempo. Dopo intanto mezzogiorno si andava a casa, all'1:30 si tornava, da una casa mangiavano riso e fagiolo. Riso dappertutto, insomma. Riso e fagiolo, la sera fagioli e riso, tanto per cambiare, capito? E poi dopo alle 3:30 avevano già fatto la giornata. Poi andavano da un altro padrone, da un'altra cascina, da un'altra parte a fare 2 ore di straordinario, che si prendeva un po' di più, non tanto, perché se mettevano in conto la strada, andare in là, insomma, si andava, fanno 10 ore. Poi dopo la sera si tornava a casa, facevano la doccia, tutto così. Un po' di chiacchiere e poi andavano a letto. Perché alla mattina, presto? Ancora, era ancora il sole, c'era ancora il sole. Perché dopo la mattina alle 4:30 erano già, capito? Questa era la nostra vita che fanno in risara. E il canto che cos'era per voi? Il canto era una cosa per passatempo. Perché se non si cantava si pensava troppo alla famiglia, i giorni che erano tanti. Era una cosa che, a parte che a me cantare mi è sempre piaciuto, però se non si cantava la giornata, le ore erano lunghe, un po' si parlava poco, perché si parlava anche, però più si cantava, perché come ho detto prima, il padrone, cantate ragazze, cantate, perché se si cantava non si guardavano in faccia, cantavano ed andavano, invece se si parlava sott'acqua così, era tutta un'altra cosa. E tutto questo per quanto? Quanto guadagnavate?
100 lire l'ora, 125 con lo straordinario e un chilo di riso tutti i giorni che rimanevi in risaia. Però se ti ammalavi, niente riso. Quel giorno che perdevi, niente il chilo di riso. E se facevi mezza giornata? Mezzo chilo in meno. Quindi insomma una storia, una bella fetta di storia. Una bella fetta di storia e una bella fetta di fatica. Allora io, come ho detto prima, quando parlo della risaia, che sono tanti anni che non ci vado più, mi viene ancora, vedi? Mi sento ancora quando parlo, perché mi vedo dopo io in risaia. Quando ne parlo, io mi vedo. C'è tanto fango nelle risaie, ma non porta macchia il simbolo del lavoro. E allora, per tenere viva questa tradizione, è nato un po' questo coro, no? Questo coro di queste signore che si sono messe insieme, di voi ragazze, esatto. Allora io mi alzo e vado a parlare di questo coro. Oh, grazie, mi lasciano anche il posto, che gentili. Con Ornella, giusto? Ecco, allora lei è un po', chiamiamola così, la fondatrice, anche se non le piace questo termine, lo so, però è comunque un po' quella che ha spinto per creare questo coro. Come è nata questa idea? Ma l'idea è nata ascoltando proprio Dana e Nini, le nostre due mondine, cantare così durante le feste, cantare durante un filò, durante qualche incontro. E sentendo cantare loro, a me veniva la pelle d'oca che a loro veniva, che a loro viene ricordando la risaia, ecco. E così, da questa emozione che era molto forte, ho chiesto loro perché non proviamo a cantare in un altro modo, non solo così tra di noi, ma magari in mezzo alla gente, magari portando proprio un messaggio, cioè ricordando queste cose per mantenerle vive, ecco, perché non debbano morire con la vostra generazione. In un primo tempo non erano molto, erano un attimino, perché erano abituati a cantare sul lavoro, non in mezzo alla gente o su un palco. Poi dopo la prima esperienza e anche come devo dire, di successo, perché alla gente è piaciuto molto, hanno chiesto ancora di farlo, hanno chiesto il bis e così, allora le cose sono andate avanti e sono state contente anche loro. Poi abbiamo avuto la richiesta di partecipare ad una rassegna di cori e questo è stato un'emozione grandissima, perché andava anche fuori dalle nostre aspettative o dai nostri obiettivi, cioè per noi è molto bello portare avanti questo messaggio, ecco, i contenuti di queste canzoni per noi sono l'obiettivo, ecco, per cui cantiamo, il motivo per cui cantiamo. 40 giorni l'abbiamo andato, 80 volte l'abbiamo mangiato. E da dove arrivano queste canzoni? Ma le canzoni, diciamo che molte sono nate spontanee proprio nelle risaie, sono nate proprio sul lavoro, nell'acqua, coi piedi nell'acqua. Molte riguardano la partenza, riguardano l'arrivo, riguardano i genitori, i bambini, la povertà, la fame, il dolore. Sì, il ritorno credo che sia il tema più sentito, ecco. Bene, allora le vogliamo presentare bene, allora, tutte le tue amiche e colleghe. Allora, di fianco a te c'è Giuliana, poi Raffaella, Loredana, Anna e l'ultima Morena. Ecco, allora vado da Morena un attimo, continuo a spostarmi io qua. Allora, noi qui vediamo sei mondine più una che sappiamo, insomma, ecco, che ha dei problemi, ma fa parte anche lei del gruppo Angela. Ecco, la ricordiamo e la salutiamo. Allora, Morena, siete solo in sei. Che cosa vorresti dire? Vorresti lanciare un appello perché qualcun altro, no, si unisse a questo coro per non lasciare sparire questa tradizione così importante? Sì, io volevo dire principalmente due cose. Una, ricordo un'altra compagna del gruppo, che è Monica Cuccolo, che ha iniziato con noi questa esperienza, poi si è allontanata per motivi personali, che però anche lei ci ha dato molta spinta. E la voglio ricordare perché vorrei che tornasse. Un altro appello. L'appello, e un'altra cosa che voglio dire è che non prendiamo una lira, un euro. Tutto questo noi lo facciamo per passione.
E chi vuol venire, se qualcuno vuol venire a fare questa esperienza, allargherebbe anche in noi questo arricchimento, che c'è sempre un dare un avere in tutte le cose. E quindi io faccio un appello: se troviamo adesioni, se voi di Agreste ci fate da intermediari, magari raccogliete come punto di riferimento, oppure se volete vi diamo un numero di telefono, un indirizzo mail. E se qualcuno vuol provare a fare questa esperienza, perché no? Può andar bene, può non andar bene, ma se non si prova non si sa. Noi siamo di Ferrara, abbiamo voglia di lavorare. Noi siamo venute alla Monda, noi siamo venute alla Monda. Dormire sulla paglia, la schiena ci fa male. Vogliamo andare a casa per meglio riposare. Personalmente proviamo molta gratificazione dal cantare nelle case di riposo, nelle case protette, o comunque in quelle comunità dove riusciamo con il nostro canto a risvegliare dei ricordi. Bene, e speriamo che tutto questo sforzo possa portare anche a incidere un CD, perché quest'idea c'è. Oh sì, c'è. Abbiamo il Comune di Ferrara che ci ha già dato una disponibilità di massima. Dobbiamo solo organizzare la cosa e speriamo che vada in porto. Bene, io mi rialzo e intanto vi ringrazio tantissimo, e io dico sempre una cosa quando vado in campagna con i miei agricoltori, dico sempre di tenere duro, di continuare a lavorare in campagna per mantenere le tradizioni. A voi non posso dire che questo, cioè continuate, tenete duro, perché è veramente una tradizione bellissima e dalla storia si può solo imparare, e quindi credo veramente che quello che state facendo sia molto molto importante, quindi in bocca al lupo per tutti i vostri progetti, le vostre esibizioni e il CD. Che secondo me è bene. Allora, grazie. Adesso so che loro ricominciano con le loro prove, quindi le lasciamo andare. Cominciate pure. Nel frattempo mi avvicino alla telecamera. Loro dietro si preparano, perché insomma non è neanche facile. E per quanto riguarda allora le Mondine di Porporana, vi aspettano in qualche sagra, in qualche fiera, e poi insomma vedremo anche di chissà organizzarci, di lasciare il nostro numero di telefono o la nostra mail se qualcuno vuole mettersi in contatto con loro. Per quanto riguarda invece gli appuntamenti di questa settimana da mettere in agenda, adesso li vediamo insieme nella rubrica che vi offriamo con il gruppo Gulinelli. Dopodiché vi aspetta di nuovo Andrea Poli dalle Giornate del Riso di Iolanda. Ciao a tutti!